Se pensiamo al significato della parola riformare, i significati da vocabolario possono essere due: formare di nuovo qualcosa o trasformare qualcosa attraverso modifiche e innovazioni. Riforma e riformismo sono due termini molto utilizzati e pertanto anche molto abusati. A volte sono parole utilizzate per indicare che c'è necessità di cambiamento, ma non indicano in quale direzione deve andare questo cambiamento. Dallo scantinato di oggi, dove a Milano si ritrovano una quarantina di persone per discutere con il neosindaco Pisapia, alle sezioni ed unità di base di un tempo agli attuali circoli. In questi luoghi c'era la discussione, il confronto aspro, l'ascolto, la decisione, la militanza. Io vorrei usare il termine riforma nel modo più radicale, come si sarebbe detto un tempo, più di sinistra, ma lo voglio fare anche e soprattutto da credente, da chi sa che non solo attraverso la fede, ma soprattutto attraverso le opere, è possibile trasformare l'uomo e renderlo migliore. Ora l'interrogativo che ci poniamo qui, sin dal titolo, porta alla prima risposta. Si riforma la democrazia se si cambia la politica. Ma cosa di questa politica va cambiato? E cosa intendiamo per democrazia? Bene, sulla definizione formale credo che valga per tutti noi la definizione di Bobbio. Per dare una definizione puramente e semplicemente procedurale, vale a dire definire la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere decisioni insieme. Tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente. La decisione viene presa dopo una libera discussione a maggioranza. Sarebbe sufficiente citare il nostro sistema elettorale, detto significativamente Porcellum, per dire che se i cittadini che votano non possono scegliersi i propri deputati, allora davvero siamo di fronte ad una grave crisi della democrazia. E siamo tutti d'accordo, credo, che questa norma elettorale vada abrogata restituendo ai cittadini il diritto a scegliere. Ma poi c'è un elemento sostanziale che lo stesso Bobbio evidenzia, che una delle promesse non mantenute della democrazia, proprio il fatto che la democrazia politica non si è estesa alla società e non si è trasformata in democrazia sociale, ecco, è la responsabilità più forte di questa crisi è data, tra le altre cose, dalla incapacità dei partiti di trasformarsi in strumenti di partecipazione di massa, diventando progressivamente luoghi di autoriproduzione di ceti dirigenti in continua lotta per la conquista di un potere personale. Quando, ancora con addosso l'abito talare, cominciai la mia esperienza politica, portai in un grande partito comunità, il PCI, il mio impegno sociale, con la consapevolezza di lavorare assieme ad un gruppo dirigente che mai, anche nelle battaglie più aspre, avrebbe perso di vista la visione di insieme del partito, certo, ma anche e soprattutto del nostro paese e dei suoi problemi reali. C'era l'interesse nazionale su quello di parte, non contava chi era nelle istituzioni, contava chi aveva radicamento sociale e cultura politica, contava chi costruiva percorsi di socialità, di solidarietà e di ascolto dei problemi delle persone, contava la questione morale.